tutti, bentornati sul canale. Oggi continuiamo il nostro gameplay principale. È sabato mattina e oggi abbiamo un sacco di cose da fare, ma veramente tante. E quindi vediamo tra sabato e domenica di fare tutte queste cose. Tra l'altro oggi è l'ultimo giorno di autunno, vedete? C'è il giorno della parata da pirata e domani inizia l'inverno, quindi dovremo addobbare casa, fare l'albero di Natale e iniziare insomma a decorare la casa in vista proprio delle festività. Oggi ragazzi Lily si è svegliata che sta attraversando una fase, cioè proprio quella che ci voleva, sta attraversando una fase, si sente particolarmente ribelle e cercherà di mettere in discussione l'autorità genitoriale. Ok, quindi se andiamo a vedere, è ribelle. Fase infantile, disputerà con i suoi genitori più spesso, imprecherà e procrastinerà quando dovrà fare i compiti. Va bene, glielo posso anche lasciare, tipo per oggi non faremo i compiti. Esatto, questo weekend non facciamo i compiti e amen, pazienza. Allora, vediamo di buttare il cibo avariato. Intanto gli altri stanno, vedete, sono un po' messi coi bisogni un po' a terra e devono fare assolutamente colazione, ma oggi ce la prendiamo veramente con comodo. Allora, tu vai qui, getta l'ancora e ti fai anche tu colazione. E dicevo, oggi dobbiamo andare alla scuola nuova per quanto riguarda Leo, perché appunto c'è da visitare la scuola nuova e vedere di fare l'intervista, il tour, eccetera eccetera, e quindi pensavo di andarci con Erika, tanto Erika non fa niente, mentre Lily oggi alle 14 agli scout, quindi la lasciamo andare. Non controlliamo l'avanzamento dello stato perché comunque l'abbiamo fatto, visto, è una delle ultime volte. Allora vieni qui che devi chiacchierare, quindi chiacchiera con tua mamma, lamentati un po' del tempo nuvoloso, chiacchiera anche con tuo fratello e allora appunto dirà: allora figliolo, sei pronto per oggi? Che andiamo a vedere la tua scuola nuova, anche qua chiedi del colore preferito. Allora mamma, mi accompagni tu? Dai, racconta una storia di mare e quindi dopo andremo con loro due. Quindi appena sono pronti li lascio andare. Lily però in realtà vorrei farle fare un pisolino perché non ho particolarmente dormito, quindi fai una pennichella. Tu invece, esatto, fatti pure una doccia. Anche tu getta l'ancora e vieni qui e prenditi una porzione. Se vi ricordate, una delle ultime volte aveva chiamato Jessica, la mamma di Erika, perché appunto voleva che l'andassimo a trovare, e eccetera, eccetera. Insomma, è da tanto tempo che non andiamo e quindi sarebbe anche opportuno andare a trovare almeno la mamma o la nonna comunque. Quindi, allora, intanto voi due vi faccio andare se siete a posto. Sì, Erika deve solamente farsi una doccia, quindi figliolo, direi che potete andare. Come si fa? Devo farlo direttamente? Aiuta con i bisogni, facciamo una chiacchierata soddisfacente e così appunto gli diciamo: guarda tesoro, adesso andiamo a vedere la scuola nuova e vediamo se ti piacerà. Mentre Lily la lasciamo un po' riposare perché appunto oggi ha il suo scout, mentre con Lori cerchiamo anche qua di andare avanti un po' con le nostre pozioni e si è rotto questo e le varie cose relative al giardinaggio. Intanto vieni qui, dopo fai un super vendita. Facciamo una super vendita e anche qua dentro super vendita, assolutamente. Sì, anche tu devi chiacchierare, ma socializzeremo con Lily. Perfetto, allora mamma, direi che possiamo andare, sono le 10, andiamo a visitare la nuova scuola. Facciamo il tour, quindi vi cambiate di abito, mettetevi pure la vostra giacca e così andiamo a vedere questa nuova scuola. Allora, se non erro, devo fare tipo da qua, dal computer, anzi vieni e siediti. Dal computer devo fare scuola, iscrizione, vai al tour di ammissioni e interviste e lo facciamo con Erika.
Forse non doveva sedersi, esatto, potevo farlo direttamente io, ma va bene così. Ok, intanto che Lily si riprende un attimo, stiamo qui e facciamo le nostre cose, ok. Come stai messo qui? Bene, tu devi socializzare e quindi niente, dai, prova a sperimentare un attimo. Lily poi quando ha terminato, ok, sì, sta quasi bene, dopo possiamo andare perché volevo andare con lei. Magari, ecco, potremmo andare a trovare la nonna con Lily quando torna Erika. Non ho idea di quanto ci mettano, in realtà, forse ci mettono un po', quindi fa in tempo andare agli scout e poi tornare indietro. Ok, allora Lily si è svegliata, insomma ha fatto il suo riposino pomeridiano. Direi di fare così, continuiamo con la sua aspirazione perché tra poco ci sarà il suo compleanno, quindi vieni, siediti. Ci rimane da fare l'ultima immagine, vero? Sì, abbiamo fatto le persone e adesso disegniamo il veicolo. Così anche con lei abbiamo terminato questa parte dell'aspirazione. Poi lo suonare lo strumento, vediamo se riusciamo ad andare con. Ma c'è un'altra ragazza qui, chi è? Chi sei tu? Iggy Pancakes, ah, giusto, la figlia dei Pancakes. Anche qui c'è un'altra. Marta Mariani. Wow, ma un sacco fanno parte dello scout, quindi magari loro sono leggermente più grandi di noi. Vediamo se riusciamo comunque a farci un po' di amicizia, ecco. Perfetto. Lori è ancora qui, ha bisogno solamente di socializzare. E vabbè, basta. Vediamo qualcosa. Ah, qui c'è da mettere via. C'è da mettere via, quindi facciamo così. E anche da ripulire i piatti. Dai, va bene così, non sperimentare più. Cosa vuoi fare con tuo fratello? Fai aromanzia. Ah, va bene. Ah, e non mi hai fatto vedere l'ultima volta quando siamo andati a Montecomo Rebi, quando ha raccolto lo spiritello qua. Non so se mi dà un nome. No, si può osservare e basta. Grazie per aver fatto un tour della nostra scuola. Ed aver registrato un'intervista. Ci ha fatto piacere incontrarti. Completa la tua dichiarazione personale se non l'hai ancora fatto e poi invia la richiesta completata. Lo stato della tua richiesta sarà consultabile non appena verrà esaminato dal comitato delle ammissioni. Ci sentiamo presto. Ah, ok, quindi se io vado qui, trovo qualcosa? Se vado in scuola, iscrizione. Invia la richiesta finale. Vieni, invia la richiesta finale. Ah sì, devi sederti e inviamo la richiesta finale. Scuola. Iscrizione, invia la richiesta finale. Perfetto. A questo punto, visto che si è liberata Erika, potremmo andare con lei da Jessica, visto che comunque loro adesso stanno a casa. Lily poi dovrà andare agli scout. Secondo me ci può anche stare. Allora, tu ricambiati, anzi, fai così, vai a fare una camminata nella natura. Dovresti anche chiamare magari qualcuno, chiamati tuo amico Riccardo e tuo cognato. Perfetto, Leo, sei contento? Il comitato d'ammissione ti contatterà presto. Va bene, e noi aspettiamo a questo punto. C'è da pulire qui, quindi vieni e redazza il ponte. Perfetto, e poi con lui praticamente dobbiamo solamente aspettare, deve farmi i compiti e quindi fatti i tuoi compiti dopo. Anzi, fai così, cambiati di abito, cambiati e ti metti gli abiti da freddo, questi, e ti fai i compiti. Magari scrivi un testo in inglese che magari ti devi preparare sull'inglese o qualcosa del genere, quindi fai i compiti. Lily andrà presto agli scout e mi ha terminato anche la quinta immagine che è un velivolo, mi sembra un aeroplano. Perfetto, e anche questo l'abbiamo completato. Ora non ci resta che conseguire il livello 10 di creatività e poi
di suonare uno strumento per 5 ore. Quello poi lo vediamo. Allora, vieni qua e socializza con tuo fratello. Parla un po' della scuola. Ok, allora tu sei andato a fare la camminata nella natura proprio vestito da giardiniere. Fantastica questa cosa. Benissimo. Tu invece che devi fare? Vieni qui e ti fai un nuovo progetto a maglia. Abbigliamento. Fai un maglione con sciarpa, dai, visto che arriva la stagione invernale. E me lo fai giallo. Perfetto. Loro due continuano a socializzare. Lamentati un po' dei genitori. Sì, visto che sei un po' ribelle, fai un buffo. Racconta una barzelletta su animali bizzarri. E poi discuti un po' delle frazioni. Tra l'altro, noto che lei adora la festività. È solo lei praticamente. Ok, Leo ha raggiunto il livello 2 di scrittura. Perfetto, tu vai pure agli scout, con lui terminiamo il nostro testo di inglese, magari vieni qua a farlo, dai. Lascia andare tua sorella. E poi, quando Erika si sentirà pronta, possiamo andare a trovare Jessica. Magari anche con i nipoti, dai. Magari li andiamo a trovare tutti. Andiamo a trovare tutti Jessica. Ma anzi, facciamo così, vieni qua e prepara qualcosa. Anzi, vediamo se ci possiamo portare qualcosa, come per esempio, vediamo, ci possiamo portare questa torta bellissima e sembra anche molto buona. No, io direi di preparare qualcosa perché, esatto, siamo un po' a corto di scorta. Quindi facciamo un inforna, vediamo, con la nostra abilità 10, dai, facciamo i soufflé al cioccolato. Facciamo quelli lì e poi quando abbiamo terminato andiamo. Ah, poi gli ho messo anche a lui qua il Simmy che ha trovato, sempre lì al Festival della Luce. Ok, Lorenzo se la sta proprio godendo questa camminata nella natura, passeggiata stimolante, l'aria fresca rivitalizza i Sim e fornisce loro energia naturale al 100%. Aria fresca, eh sì, questo lo sappiamo. Bene, forse fa in tempo anche a tornare Lily, vediamo se ha delle cose nuove. No, prenditela pure con comodo, anzi sì, prenditela con comodo. Tanto noi stiamo piuttosto bene. Sì, esatto. Gli altri tre distintivi li faremo quando diventerà adolescente. Sì, visto che alle 16 riusciamo tutti ad andare dalla nonna. Ecco, magari te fatti un caffè, fatti un riposino quando torni dagli scout, perché... Ok, Leo ha quasi terminato anche lui, quindi vieni qui e ti fai una doccia così anche te ti prepari, fai un tuffo veloce. Ah, è iniziata anche la fiera di Finchwick, vabbè. Oggi niente fiera. Perché sei così triste? C'è a disagio? Ah, c'è da pulire. Vieni, vieni, pulisci tutto, compiti finiti, redazza il ponte. Benissimo, perfetto. Lei come aspirazione è, vedete, deve ottenere il 10 da un figlio a scuola. Leo come sta messo però? Da 8, vedete, deve migliorare. Allora, tu intanto torna a casa, ok? E vediamo un po' di guarnire questi soufflé, dai, perché no? Lily è tornata dal raduno degli scout, allora vieni qui. Anzi, fatti un sonnellino, va, fatti una pennichella, vieni e fatti una pennichella. Mentre tu, vediamo, puoi guarnirli questi? Decora, sì. Cosa ci metti? Eh sì, le codette, delle cosine un po' colorate. Sacca poche, panna, ecco, infatti. Vabbè, se Lily comunque è troppo stanca, magari le faccio prendere o la pozione o qualcosa. Perfetto, allora questo ce lo mettiamo nell'inventario. Ah, guarnisci. Non ho capito cosa ha fatto, ma va bene. Ce lo mettiamo nell'inventario e andiamo dalla nonna Jessica. Oh, ma guarda com'è contenta di averci accolto oggi, guardatela. Oh mio Dio, aspetta, quante cose.
Congratulazioni, Leonardo! Siamo lieti di poterti offrire un posto nella nostra scuola. Per assicurarti questo posto, un genitore o tutore deve ufficialmente iscriverti entro 24 ore. Può usare il telefono, ma l'abbiamo fatto. Benvenuto a bordo e ancora congratulazioni per la tua accettazione. Aspetta un attimo. Cosa ci dice qui? Potenza mentale per l'accettazione alla scuola militare. Perfetto, Leonardo è stato accettato nella scuola militare. La sua abilità fisica, acutezza mentale e l'abilità di leadership l'hanno portato così lontano. La forza Stark potrebbe spingerlo ancora più avanti ed è impaziente ed eccitato di provare le sue cose e iniziare questa sfida. Sì, ma è fantastico, ragazzi! È fantastico, veramente. Sono veramente felice che sia entrato, quindi diamo questa bella notizia anche ai nonni. Quindi bussiamo alla porta, anche se vedo qui già Jessica che ci accoglie veramente a braccia aperte. Quindi assolutamente veniamo qui a mostra il tuo apprezzamento al padrone di casa, ma questo è nuovo. Questa è nuova. Aspetta, ma Lori, devi cambiare, anche tu Lily. Abiti, ci mettiamo gli abiti quotidiani. Vieni qui e ci mettiamo questi. Mentre Lily, anche lei, si deve cambiare. Cambiati di abito. Anche tu metti quello con la gonnellina. Oh, nonna, che piacere vederti. Come stai? Perché lui si sente così triste? Tutto solo? No, non sei solo. Vai a salutare tuo suocero. Vieni da tuo suocero. Chiedi un consiglio, dai, sì. Chiedi un consiglio, lamentati delle alterne fortune. Oh, ci stanno chiamando. Hai davvero un'ottima reputazione, no, grazie. E anche tu, dai, vai a parlare con tuo papà, che anche loro, ragazzi, sono lì per passare nel mondo dell'aldilà. Quindi dobbiamo cercare di passare un po' di tempo assieme. Anche tu. Yo-ho, pirata, saluta la nonna che non hai avuto una relazione con lei e anche tu vieni qui e socializza col nonno. Quindi anche tu mostra il tuo apprezzamento con il padrone di casa. Anche tu, allora dai, socializziamo un po'. Ci mettiamo fuori? Fa un po' freschino, quindi direi che siamo dentro. Ok. Perfetto, discuti un po' delle tecniche di fitness, anche tu Leo, discuti un po' delle tecniche di fitness con tuo nonno che lui un tempo era un bel giocatore di una squadra. Ehi, hai mantenuto davvero la promessa di venirci a trovare? Oh, hai proprio un animo gentile, ti vogliamo bene. Eh sì, mamma. Certo. Ciao nonna, che bello vederti. Parla dell'animale preferito. Adesso non abbiamo tempo di rispondere ai telefoni. Parla un po' dei sogni. Parla un po' dei sogni e perché no? Lily potrebbe mettersi qua e tipo fare un po' di giardinaggio? Non può? Non ha? Ah, l'abilità mentale serve. Ho capito. Lei perché si sente tra amici o tra familiari, sì, per lo stile di vita socievole. Allora, Lili, vai un attimo a utilizzare il bagno e proviamo a fare amicizia con Coco, visto che l'ultima volta era un po' così. Quindi presentazione amichevole. Presentazione amichevole. Ehi, Lavina! Cioè, dopo una delle ultime volte che siamo andati a Hanford, ci ha preso proprio di e simpatia. Salito molto bene. Sì, dai, lasciamogli pure il nostro numero. Allora, tu continua a parlare con il nonno. Perfetto, lamentati un po' dei genitori. E mamma, guarda, ti ho portato giusto un pensiero, ovvero i miei soufflé al cioccolato. E direi che possiamo chiamare a tavola, così ci facciamo la nostra merenda. Perfetto, quindi con Leo adesso devo ben capire cosa succede, perché non ho ben capito, a dir la verità, cosa mi succede con lui. Forse devo guardare dalla cosa della scuola. Se vado qui, no, ce lascia la scuola. Forse deve partire da lunedì. Il test attitudinale per l'Accademia è disponibile solamente sabato mattina. Va bene. No, il lunedì, scusate. Era sabato?
Il sabato mattina inizia alle 7, sì, però forse noi non siamo ancora entrati nella scuola e quindi non possiamo fare questa cosa? Non lo so, ho questi dubbi un po' esistenziali. Perfetto, cosa vuoi fare con Leo? Ah, giusto, vuoi fare la romanzia? Va bene se andate a guardarvi le stelle? Dai, più o meno. Vediamo, amichevole. Chiedi, va bene, dai, di fare la romanzia. E invece tu socializza con i tuoi. Quindi vieni qui. Dai, un segno di gratitudine. Ma che cosa carina. Ma dove è andato Luca? Fuori. Va bene. Oh, che bello però, ragazzi, ritornare qui in questa casa. Mi trasmette tanta felicità, tanti ricordi. Guardate, la camera di Erika e la camera di Ricky. Mamma mia, che ricordi, aiuto. Dai, socializzate un po' assieme, vediamo loro due se stanno facendo. Oh, che bella questa cosa! Sì, è stato accettato finalmente, ragazzi. Sono veramente contenta. Oh, ma qui chi è che sta socializzando? Sento parlare. Ok, sì, sono loro che stanno parlando. Vabbè, allora direi che ce ne torniamo a casa e vediamo se. Ah, Jessica si è messa a cucinare, fantastico. Ah, va bene così. Noi abbiamo fatto la nostra capatina, diciamo qui, siamo venuti a trovare i nonni, la mamma. Sì, vedete, iniziano ad essere piuttosto stanchi. Ah, a dire la verità, i ragazzi no. Quindi sapete cosa possiamo fare? Possiamo fare un salto al Festival dell'Idillio, se c'è ancora. Non mi ricordo che ora termina. Vediamo, perché c'è il Festival all'una di notte, perfetto. Possiamo andarci così con i nostri genitori, visto che stanno adulti, visto che stanno bene, mentre lasciare a casa i ragazzi, perché così, insomma, si riprendono un attimo. Domani c'è sempre l'addobbi natalizi e tutte queste cose qua. Quindi facciamo così, mandiamo a casa i ragazzi e noi adesso facciamo le nostre ultime cose qui. Con i nostri genitori e si è rotto. Vai di sopra. Vai di sopra, usa questo, getta l'ancora e anche tu, vero, devi farla. No, tu piuttosto fatti uno strofinamento. Incantesimi strofinamento. Perfetto. Così i ragazzi vanno pure a casa a dormire, a riposarsi, dove sono piuttosto. Ok, stanno andando a casa e noi ce ne andiamo al Festival dell'Idillio, così siamo più tranquilli tra di noi, che è da un po' di tempo che non passano del tempo assieme, appunto. Perfetto, direi che andiamo. Eccoci arrivati al nostro festival. Direi che venite ad ascoltarvi della musica. Anzi, balla pure assieme. Ballate assieme sotto questa con questo bellissimo scenario, insomma, decorazioni. Io riaggiungo il Plumbob. Oh, guardateli! Perfetto. E anche Erika ha bisogno di socializzare? No, Erika sta benissimo, deve solamente dormire. I ragazzi li facciamo dormire, quindi prenditi cura di te. E anche lei, prenditi cura di te. E direi che a questo punto. Allora, tu vai un attimo in bagno, Lori. Dove sta? Qua. Vai in bagno. Vai in bagno mentre con Erika. Andiamo a vedere se c'è qualcosa che possiamo comprare. Vai qui. Anzi, no, sai cosa? Dov'è che stanno i fiori? Qua, qua, vieni. Guarda, guarda quanti fiori. Vieni qua a raccoglierli tutti. Guarda che c'è il giglio. Raccogli tutto. Non si può, è tutto buggato qua, mamma mia. Raccogli tutto. Vedi quello che c'è da raccogliere? Lo raccogli, va benissimo. Gradisce il giardinaggio? Sì, anche lei. Direi che ci prendiamo un po' di tè Sakura assieme quando Erika ha terminato il suo raccolto. Intanto chiediamo,
A Blake, il nostro guru, chiede al guru della relazione attuale. Vediamo un po' cosa ci dice. Dopo Erika, vieni qui, grazie. Allora, come sta andando il mio matrimonio? Ah, ma noi facciamo fuochi e fiamme? No, no, solo fuochi. Ah, guarda il simbolo dei fiori, un bouquet. Ci si bacia molto, sì. Sì, sì, è vero, c'è un amore bellissimo tra di noi. No, non è così. Guardi che secondo me si sta sbagliando. Cosa ha detto? Odo delle campane nuziali, ma sembrano stonate. Ma veramente ci siamo già sposati un po' di tempo fa. Però, va bene. Versatevi del tè Sakura assieme e parlate un po' di questo festival dell'idillio e quant'altro. Sì, andatevi pure a sedere. O state in piedi, fate come volete, ma venite un po' in disparte, però dai, qua su queste panchine sedetevi. Intanto che bevete il vostro tè Sakura, così andate là e socializzate un po', dai. Anche perché ne avete bisogno, visto che è da un po' di tempo che non trascorrono del tempo in intimità da soli, dopo che sono nati i bambini. Sì, ogni tanto, però ecco, non hanno più tutto quel tempo che avevano prima. Quindi direi, descrivi il sogno flirtante su Erika, dichiarati sull'onda della passione, menziona l'atmosfera flirtante e anche tu, Erika, bacia. Sì, bacia, chiedi dove soffia il vento. Anche tu descrivi il sogno flirtante. Oh, che dolci. Bacia. E poi vediamo cos'altro. Ma non stanno facendo le interazioni. Sì, allettante. Tu hai ripristinato, sì, la socialità, vedete? A casa stanno bene, sì. No, Lily, devi prenderti cura di te, andare a dormire, forza. Perfetto. E a questo punto, dai, racconta una storia di mare. Guarda nel profondo degli occhi, insomma, rafforzate questo vostro legame, no? E poi cos'altro? Vediamo, chiedi del gusto musicale e fai un bel massaggio, dai, a Erika, che è sempre la nostra donnina di casa, che è sempre a fare dei lavori, pulire, fare lavatrici, lavare i panni soprattutto. E sì. Devo dire che sì, sei la mia donnina, Erika. Sei la mia mogliettina e insomma, io li adoro comunque. Ok, Erika inizia ad essere un po' stanchina. Ok, va bene, dai, tanto alla fine è finito il festival. Direi che mando a dormire anche loro e poi ci vediamo domani. Eccoci qua, buongiorno. Il primo a svegliarsi è Leo e ha ricevuto una notizia stamattina, sempre riguardante la scuola. È molto fiducioso, sempre per questa potenza mentale. È arrivato un messaggio che dice: nonostante Leonardo sia stato accettato nella scuola che ha scelto, dovrà formalmente iscriversi per assicurarsi il posto. Un genitore deve farlo usando il telefono o il computer entro le prossime 12 ore e dovrà pagare anche la tassa di iscrizione. Quindi a questo punto direi che appena uno dei due si sveglia, glielo facciamo fare perché io pensavo l'avessi già fatto con l'iscrizione, ma a quanto pare no. Vabbè, va bene così. Direi di buttare il cibo avariato e fare colazione assolutamente. E proviamo a fare questa cosa qua. Erika gli ho detto di farsi un bagno, forse proviamo con Lorenzo, dai, appena si sveglia. Lily invece sta ancora dormendo, la lascerei un po' dormire e basta. Per quanto riguarda gli altri, direi che aspettiamo Lori. Lori quando si sveglia andrà insieme a Leo a vedere un po' questa cosa qua della scuola e intanto, come vi dicevo, abbiamo raggiunto l'inverno. Bisogna decorare
La casa, anche qui cambierò i lucernari, li metterò invernali. Per il momento non scende la neve, però insomma siamo entrati in un clima ancora più freddo rispetto a quello che era prima, insomma. Già comunque con l'autunno fa abbastanza freschino qui a Windenburg e quindi con l'inverno sarà ancora proprio più freddo. Ok, Lily, la lasciamo stare per oggi, ce ne occuperemo poi la prossima volta. Perfetto, quindi vieni qui, Lily, quando vuoi, quando ti svegli, ti vieni a fare una doccetta e anche tu andrai a fare colazione. E poi vediamo un po' questa cosa qua, quindi prenditi degli avanzi, quando Lori e Leo hanno terminato, si ritroveranno di sopra, quindi anche tu vieni qui. Cammina qui e anche tu, Leo, quando hai terminato, raggiungi tuo padre. Vediamo cos'altro dice. Sì, vuole uscire un po' con i suoi amici. Vicino al fuoco, festività eccellente, va bene. Ok, cambiamoci di abito. Lori, grazie. Quindi abiti, cambiati. Ti metti, adesso inizia a far freddo, quindi vai con questi. Leo, vieni qui. Che vediamo un po' cosa dobbiamo fare con tuo padre. Allora, tu intanto ti siedi e vediamo un po', vado un po' a spulciare intanto perché non ho idea di cosa debba fare. Io pensavo che l'iscrizione l'avessi già fatta. Vabbè, intanto pubblica la scoperta scientifica. Dopo tutti i vetrini che hai visto che erano tutti uguali, hai detto vabbè. Guardatelo con gli sci! Non è che vuoi cambiare? Ma chissà. Allora, vediamo. Sì, va bene, pubblichiamo dopo, visto che è qui tuo figlio. Allora, facciamo così, vieni più vicino, che assisti il papà su quello che deve fare. Quindi, vediamo un po', scuola. Iscrivi a scuola. Ah, 750, ok, Leonardo. Ok. Allora, papà, tutto a posto? Sì, c'è solo da pagare la tassa di soggiorno. C'è solo da pagare la tassa della scuola e basta. Hai freddo? Ok. Allora, Leonardo è a casa da scuola per una pausa. La pausa durerà 2 giorni e poi dovrà tornare a scuola. Ok. Lasciata la carriera da studente. Studente della scuola media. Ah, pensavo fosse già superiori. Va bene. Leonardo ora è ufficialmente iscritto. Se necessario, è stata prelevata anche la tassa di iscrizione. Se è stato iscritto entro le mezzanotte, inizierà la sua scuola il prossimo giorno settimanale. Ah, quindi va a scuola martedì? Vabbè, scusate, se io vado qui in scuola, vai alla cerimonia? No? E se lo fa un genitore? Scuola? Vai a prendere al collegio? Madonna, ma non è al collegio! Va bene, registrati alla conferenza. Vabbè, comunque intanto noi l'abbiamo registrato. Leo, sei contento che andrai a fare la scuola militare? È quello che volevi, no? Poi, da quello che ho capito, quindi ci si vedrà nel weekend insieme al figlio. Vabbè, lui mi sembra contento però, Ok, perfetto, meno male. Grazie papà, benissimo. Allora, vieni qui, dai. Vieni qui e fatti una partita ai videogiochi. Dai, gioca con Gloria come al solito. Fai una partita online, My Sims Racing. Fai una partita con Gloria, va benissimo. Mentre Lori, tu dovresti mangiare. Sì, l'albero di Natale lo vediamo nel prossimo episodio. Quindi vieni qui e assolutamente prenditi qualcosa. Erika sta facendo il suo bagno, tranquilla. Anche tu vai in bagno. Lili? Dai, Lili, ormai sono le 9. Vabbè, dai, ti lascio dormire ancora un po'. I giorni di scuola elementare sono finiti e Leonardo ora è un adolescente. Vuoi che continui a studiare in una scuola lontana da casa? Ci sarà però un ulteriore letto da pagare. Ma perché mi parla Luca? Vabbè, lascialo al collegio, vabbè, lasciamolo alla scuola militare, quindi lascia al collegio. Cosa succede? Vabbè, non ho capito se parte da solo o non lo so. Vabbè, noi ce l'abbiamo ancora in casa, quindi finché non mi parte di casa va benissimo così.
Bene, allora direi ragazzi che oggi possiamo terminare così l'episodio. Sono veramente contenta che... Guardatelo, è contento anche lui, veramente felicissimo. È felicissimo di essere entrato in questa scuola. Ups, scusate. È felicissimo di essere entrato in questa scuola militare, non vedeva proprio l'ora. Ne ha sentito parlare, quindi vediamo come andrà. Lui che comunque è abbastanza atletico, gli piace comunque l'attività fisica, sport estremi, cose di questo genere. Pensa che magari la scuola militare possa fare al caso suo. E poi vediamo anche comunque... nell'ambito invernale, quando andremo magari nei weekend sugli sci, visto che adesso è proprio periodo invernale, proprio ne da neve, ecco. Quindi, se questo episodio vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like giù nei commenti e noi così possiamo vederci al prossimo video. Ciao!